Eccoci quindi davanti al capitano Dave Daron, che salutiamo, salute. Buonasera. Allora, siamo riusciti a incontrarla in un momento libero, sappiamo che ultimamente è stato molto impegnato qui ad Elturel. C'è Abbastanza, potete notarlo da soli. stata praticamente una sorta di massacro, dovuto a Bound. Sì, ha attaccato ben 2 volte e le modalità di attacco, tipicamente la pioggia di fuoco, ci è costata anche un sacco di vite dei civili, purtroppo. Tra l'altro, siete stato assente per un po' da Elturel, siete tornato, siete stato reintegrato a pieno titolo, se non sbaglio, nella difesa della città e vi siete ritrovato praticamente dentro questo grosso problema che è stato Bound. Com'è stata la ripresa dell'attività? La ripresa delle attività è stata quello che è stata, nel senso che sono prima tornato come semplice cavaliere e, vista però la situazione e il fatto che sono stato messo subito dentro questa vicenda con questo semidio, sono stato convinto immediatamente da Amberle a rischiare la mia vita per il continente. E allora ho chiesto al Lord di reintegrarmi se avesse voluto. E ha voluto. Ha voluto. Nella difesa appunto di Elturel vi siete anche affidati a una nuova compagnia, la compagnia del Giglio Grigio, che ovviamente ancora deve fare strada e deve effettivamente mostrare il suo valore. Non pensi che sia stata una scelta forse un po' azzardata affidarsi comunque a persone sconosciute, dato il problema effettivamente di notevole importanza? Un po' sì. Quando sono stato reintegrato, ho trovato già questa compagnia sul posto, pronta a combattere. Era già stata pagata da qualcun altro, non da noi. Allora abbiamo fatto un po' di indagini, li abbiamo osservati un pochino e poi c'è stato l'attacco e quindi abbiamo deciso di tenere con noi tutti gli uomini abili, ecco. Insomma, un poco potremmo dire un po' la carne da macello da buttare in prima linea. Ma no, poverini, se la sono cavata bene, tutto sommato. Ecco, chiaramente non sono dei soldati di professione, però nell'insieme sono riusciti a dare il loro contributo, ecco. Ma ora che appunto Bount è stato sconfitto, Elturel si appresta anche a festeggiare. E guarda caso, chi penserà alla festa della ricostruzione è proprio il Giglio Grigio. Non pensi che magari ci farà un po' la cresta su questa festa? Se lo scopro sono guai loro, nel senso che mi è stato assicurato che tutti i proventi di queste varie iscrizioni ai tornei, lotterie, eccetera, verrà devoluta per le vittime dei civili. Adesso vedremo se saranno orfani o famiglie rimaste senza un tetto sulla testa, quel che è. L'idea non è partita da me, è stata Nia Sì. che ha iniziato a parlare di fare questa festa, fare questa festa, fare questa festa. Alla fine mi ha convinto mostrandomi come un tornei, tiro con l'arco, la lotteria, la rappresentazione dei bardi e tutto il resto avrebbe risollevato il morale Della popolazione. della popolazione, dei civili. È una cosa che abbiamo usato in passato anche con Boareskir, perché era stata duramente colpita. Sì. Boareskir è stata presa, persa, ripresa diverse volte e abbiamo visto che, insomma, uscire dalla nostra ferrea disciplina, cercare di capire un attimo come ragiona anche la gente comune, Sì. può esserci d'aiuto.
Parlato quindi di un argomento comunque abbastanza generale, come appunto il destino a cui è stato sottoposto Ettore, passiamo invece alla domanda un po' più personali. Come sono stati gli inizi del capitano David? Quanto l'età mi ha spalato nelle stalle di Ettore? Una quantità sufficiente a far sì che adesso io sia praticamente privo del senso dell'olfatto. Addirittura. Sono stato. Beh, all'epoca ero poco più di una spada al soldo, insomma, cercavo di fare qualcosa della mia vita e sono stato informato da l'oste di Braccio Amico di questa esistenza di questo ordine di cavalieri e sono andato ad Altura chiedendo a praticamente chiunque di poter venire addestrato. Inizialmente pensavo di dover pagare per poter migliorare le mie capacità, invece mi è stato proposto di arruolarmi, visto che comunque cercavo di fare qualcosa di meglio della mia vita che accompagnare, fare la guardia ai nani. C'era un nano che andava su e giù, aveva bisogno di soldi, o insomma, cose di questo tipo. Ho deciso di accettare. Eri già fanaticamente motivato allora? O è venuto nel tempo comunque in questo credo così forte in quello che fai? Sicuramente è venuto con il tempo. Io non sono cresciuto in un tempio come tanti altri cavalieri. Sono stato, diciamo, cresciuto da un amico di mio padre, che era una persona che già mi aveva indirizzato verso i dettami di Helm, però non si trattava della vita militare, ecco. Inizialmente il mio compito era cercare di far sì che mia cugina Cara sopravvivesse a se stessa. Poi Cara è, o era, un po' che non la vedo, una strega, per cui aveva dei problemi contingenti di qualsiasi tipo. E ricorda molto Amelia, ecco, per fare un paragone. E poi diciamo che ci sono stati dei problemi e sì, ho cercato di dare alla mia vita un senso maggiore, ecco. Molto bene. Nel tempo, ovviamente, sono successe tante cose. Hai anche trovato moglie e l'hai anche lasciata, nel senso che ora sei appunto di stanza d'Elture, ma c'è anche un figlio in mezzo. Due. Due addirittura. E come mai, giusto in questo momento, hai deciso di tornare ad Elture e servire la città? E io ero tornato nel Cormyr dopo essermi congedato e servivo a Suzail, uno dei vari lord a sua volta a servizio del re. E successivamente c'è stato questo problema con il regno della Chimera. Il Cormyr è molto preoccupato riguardo a un regno di creature di questo tipo che si sta creando a Occidente. E vista la mia esperienza, mi ha mandato a cercare di capirci qualcosa. Ovviamente la situazione è stata molto più difficile di quello che si poteva prevedere dal regno del Cormyr. E quindi ho deciso di rimanere, cercare di comprendere maggiormente quale sia la situazione di queste terre. Ecco, spero a breve di riuscire a far venire la mia famiglia qui. Non è che sia molto felice di avere una moglie e dei figli. Così lontani, insomma. Una domanda, ancora più profonda, potremmo dire. Come si fa ad essere campioni divini di Helm e a non ubriacarsi mai ogni sera per la disperazione? Perché bisogna rimanere sempre vigili. È uno dei Giusto. dettami del Dio. Giustamente. Il punto è anche che bisogna avere una forte convinzione in quello che si fa.
negli anni ho visto molte cose. Diciamo che la gente normale non comprende e non immagina neanche. Ecco, il fatto che non le immagini è meglio. Fra tutte, una delle cose peggiori che abbia mai visto è stato il reame remoto. Diciamo che sì, c'è una difficoltà nell'accettare alle volte quello che il destino ci pone davanti, però la fede aiuta. Perfetto, un'altra domanda. Chi butteresti giù dalla torre di Assil, Kamal o Kale? Sicuramente Keylosam. Perché? Perché innanzitutto era il capo di una banda di squinternati che cercava di sbarcare il lunario come cacciatore d'Italia, che ha coinvolto mia cugina e che dopo è scomparsa. Ogni volta che lo rivedo, cerca sempre di farmi uscire dai gangheri e di farmi arrestare da solo per il suo omicidio. E tra l'altro di recente avevo creduto fosse morto e sembra che fosse uno scherzo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che mi porterebbero a volerlo lanciare giù dalla torre Yassil, ecco. Benissimo. Per Kamal preferirei qualcosa di più elaborato, ecco, più che abbia il senso della vera giustizia. Rispetto Provi rispetto comunque per Kamal. a una parola grossa, Kamal lo conosco più di nome che di fatto, so che i nostri destini si sono incrociati qualche volta prima che entrambi prendessimo certe vie. Entrambi penso che adesso ci teniamo informati l'uno sull'altro tramite le nostre gesta più che l'incontro vero e proprio, anche perché Sì. sarebbe abbastanza tragico di per sé. Benissimo. Grazie.